One, two, and we could recognize. Ah, e l'amore è un pacco da portare via, via sulla strada del tramonto dove non farò ritorno sulle orme consumate dal dolore di questo amore che è un pacco da buttare via, giù nella gola del cassonetto dove metterò anche il letto che ho comprato per far l'amor con te. Ma in questa vita è un anello insaponato che mi scivola dalle dita. Quest'amore è una pratica d'ufficio archiviata nel frigider e non mi volto per non vedere quella via dove col caldo e con il vento consumato in controtempo il mio bianco amore caldo di passione autografato 2 chili di cambiali per sentirmi dire amore non è vero, è stata una tua illusione frutto della gelosia. Hai questo amore, è una giacca a doppio petto che mi sta un po' troppo stretta. Hai questa vita, è una partita un po' truccata, giocata all'ombra del savoir-faire. A balla con c'è, cacere belle nasce fuglie, ci vuole la vita, una fumata e sigarette. Ci saluta e ci ringrazia. Buonasera perché a tutti. L'abbiamo così salutati ieri, c'è questo scambio con il Sannio, molto piacevole. Allora, esperienza televisiva? Bellissimo, poi... Oggi niente regali? No, perché ieri mi ha portato Dos Gardenias, che mi sono... Dos Gardenias, te la volevo cantare, però poi non ho avuto il coraggio. Ah, Canzoniere del Lazio, questo è un documento storico per gli amanti della musica italiana. Visto che hai... tanta storia della nostra musica, anche mancava il Canzoniere del Lazio, pionieri della world music in tempi non sospetti. Tra l'altro, furbacchione, ho letto che il tuo CD Contrada Casiello è prodotto da uno storico, Bubù Giannattasio, membro storico. Complimenti, hai scoperto questa perla. Io ti ringrazio perché trovo bella questa idea di portare dei regali per il nostro cartellone. Aggiungiamo il Canzoniere del Lazio. Aggiungiamo il Canzoniere del Lazio. Dopo gli facciamo fare a Vergassolo, che fa lui questi lavoretti. Ti dispiace? L'attacchinaggio. Sì, l'attacchinaggio, tante altre piccole cose. Spolvera, pulisce. Scusa, ho una notizia importante che devo subito smaltire. Come sai, il programma va sull'attualità, veloce. Non so se l'avete letto tutti, penso di sì, che Maria Luisa Busi, la giornalista del TG1, ha rinunciato alla conduzione. Del TG1 con una lettera messa in bacheca. Ho visto che ormai le comunicazioni al TG1 se ne fanno in bacheca. Comunque ha attaccato questa lettera in bacheca e diciamo ha ritirato la faccia. I giornalisti ritirano la firma, i telegiornalisti ritirano la faccia perché si dice che insomma, non si riconosce nel contenuto della testata del TG1. Ma come mai? Ma perché? Ma come mai? Animali in rotta su una nave o su un battello, pirati senza occhi, senza cuore né mantello, già si vedono in grandi feste e tanti pranzi a gratis. Ma quale indigestione, la porchetta di salame, vino rosso come il sangue che mi scorre nelle vene, tutto ha variato, erano gli avanzi della guerra. Più non so quando rivedrò la bella terra mia, non so più se è uno scherzo alla buffa faccia mia. Sì, il mio sogno è di essere emigrante laureato, orgoglioso e realizzato, operaio del gas. Sì, troverò anche l'amore, ma nel fondo del bicchiere di una madre
viene dalla mia terra. E il maresciallo delle masse assieme al prete delle messe faranno l'amore senza timore. Concettina, quella bella signorina non sarà più la donna di tutti e non avrà prezzo. E nel parcheggio riservato a chi appossa la mia terra mi sono fermato ed amore. Stasera sono un po' emozionata, Gerardo, perdonami. Siamo in rete. Perché siamo in rete stasera, ci tengo particolarmente all'ospite che sto per presentarvi. È un intellettuale raffinato, è fondatore, cofondatore con tanti altri intellettuali importanti della nostra storia della letteratura italiana, di una neoavanguardia letteraria, un critico appassionato, essenzialmente è un uomo appassionato, pieno di curiosità, ma è non solo, è stato un grande innovatore del linguaggio televisivo, e a lui che si deve l'invenzione di questa Rai 3, da dove indegnamente noi trasmettiamo. È un grande piacere avere questa sera, parla con me, Angelo Guglielmi. Bravo, vuole essere bravo, quando ci tiene le cose. Anche lui è un ragazzo appassionato. Come Gerardo Casiello. Grazie per averci accompagnato, è stato un grande piacere. Siamo tutti appassionati come Angelo Guglielmi. Certo, ci vediamo la prossima settimana. Che c'è la prossima settimana? Altri appassionati come Mannarino, grande ritorno a Parla con me. E un altro grande ritorno a Parla con me, Eugenio Scalfari. No, scusate, no, fermi, no. C'è di nuovo Scalfari. Adesso le va a cercare, però. Guardi che se la lasciano a casa lei, la Rai, non gli dà niente, neanche l'orologino aziendale. Arrivederci a tutti, la saluto. Un applauso alla Nannini che chiama Scalfari. L'orologino, sì. L'orologino non glielo dà. L'orologino.